Ed eccoci con i veri protagonisti, sono loro i tamburellisti. Cercheremo di ascoltare il loro pensiero, cosa si prova nell'essere dominati da questo tamburello. Non è che il tamburello ci domina, siamo noi a dominarlo, perché lui tenta. Quella passione! Sì, ma lui tenta a dominarci, però siamo noi che diamo il massimo sulla pelle, sui sonagli e sul ritmo. Da quanti anni coltiva questa passione? 26 anni, oltre 5.000 concerti in tutto il mondo. E qui a Motto l'avete trovato terreno fertile? Sì, è una bellissima cittadina e grazie all'amministrazione siamo riusciti a fare una bellissima manifestazione culturale ed è importante che le tradizioni vengano mantenute. Infatti ci sono tantissimi bambini che hanno il tamburello in mano. Un giovane tamburellista, quanti anni? Io ho 20 anni. 21 ottobre. Da quanti anni pratichi questa? Da quando ero nel limbo. Da quando ero nel limbo della mano. Figlio d'arte o proprio così qualcosa di tuo? Sono figlio di Donato Nuzzo e di tutti i tamburellisti. Beh, qui a Mottola tu sei di Torre Paduli. Torre Paduli. Il Salento ci unisce. Certo, abbiamo tutti un filo che ci accomuna, soprattutto la tradizione, questa musica. La violinista e la ballerina per completare così questi artisti, questi assi che stanno sfondando qui a Mottola. È davvero bello vedere anche gente non di Mottola che è stata presa, che si è fatta prendere dalla passione del folk. Non le faccio una domanda, esterni le sue emozioni, le sue sensazioni. Noi siamo contenti di vedere Mottola in festa e abbiamo notato anche la grande partecipazione che ha questo pubblico e quindi ben venga la pizzica pizzica a Mottola. Il violino che si sposa col tamburello. Si amano alla follia, fin dall'inizio. E la danza che è compagna del tamburello. La danza è, diciamo, indispensabile, perché la pizzica, insomma, nasce come musica che guarisce, per cui, insomma, è una danza terapeutica come la pizzica è una musica terapeutica.